Dopo l'apertura dei festeggiamenti dello scorso 4 novembre, esattamente a 30 anni dalla sua costituzione nel 1994, proseguono le celebrazioni dell'importante traguardo di ANFAS Pescara, Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali. È stata una vita lunga, è stata bellissima, anche sofferta a volte, perché lottare per i nostri figli non è semplice, però oggi abbiamo constatato che abbiamo fatto un grande traguardo, abbiamo lavorato insieme alle altre associazioni, con tutti, quindi insieme si può fare tante cose. 30 anni di ANFAS Pescara, passato, presente e futuro, a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È l'evento di questa mattina presso la sala consigliare del comune di Pescara, un'occasione anche per raccontare la realtà ANFAS del capoluogo adriatico. Io non posso lodarmi, è una bella realtà che sta sul territorio da 30 anni, siamo stati prima ad aprire un centro diurno per dare la possibilità ai nostri ragazzi di venire a fare delle attività lavorative, quindi sì, i ragazzi sono felici, sono diventati autonomi, sono diventati autorappresentanti, autodeterminate, secondo noi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il convegno di oggi è anche un'occasione per guardare al futuro. Qual è questo futuro? Allora, il futuro è quello che si seguitano a lottare per i diritti, lavorare tutti insieme per loro e dare a loro l'importanza che hanno, cioè una vita dignitosa come tutte le persone al mondo.